di Questioni di Savoia, si parla di un argomento di cui forse se ne parla un pochettino, diciamo, ma va approfondito e non va sottovalutato, i tesori nascosti, no? Le bellezze e i nostri patrimoni. Esatto. Innanzitutto per noi Maria Cristina è un grandissimo onore portare qui stasera il secondo tema del convegno nazionale di cultura. Il tema è i tesori nascosti del nostro paese. È un tema bellissimo e sono felicissima stasera che il relatore di questo tema, che l'Italia è bella da nord a sud, ma poi in modo egregio ne parlerà il professore Giacomo Carito, nonché presidente della Società Storia Patria. In più interviene il nostro presidente Rotary Centro, il Brindisi naturalmente, Salvatore Munafò. Sappiamo perfettamente che l'Italia è un paese meraviglioso e poi la cosa importante, lasciando poi la parola sia al relatore che al presidente del Rotary, è al primo posto come numero di siti patrimonio dell'UNESCO. Quindi finisco proprio in questo modo e poi dico, no, aggiungo un'altra cosa, l'Italia è il giardino d'Europa proprio per le sue bellezze. Passo la parola al relatore. Allora, lei è professore che si occupa della cultura a largo raggio, no? Perché qua parliamo di cultura a largo raggio, dei nostri patrimoni, parliamo di tesori nascosti che poi sono quei posti, diciamo, sconosciuti ancora per certi versi, no? Così queste possiamo definire bellezze inesplorate. Sì, e anche per questo molto più fruibile, perché l'Italia, appunto, è uno scrigno immenso e merita di essere visitata, anzi bisognerebbe intanto cominciare a fare i turisti nella propria città, cominciare a interrogarsi, chiedersi la storia di ciò che c'è attorno a noi, perché se non si apprezza il vicino non si potrà mai apprezzare neanche il lontano. E poi ogni monumento racconta delle storie, racconta le interrelazioni culturali che l'hanno determinato. Se per stare a Brindisi noi riguardiamo San Paolo, beh, da un lato certo San Paolo ci parla della cultura gotica che attraverso Napoli giunge in Puglia, ma al tempo stesso si mantiene viva la tradizione bizantina negli affreschi, ad esempio, ma anche in alcuni ornati architettonici, opera della Bottega del Tempio di Gerusalemme. Quindi è da questo insieme di interrelazioni culturali che poi nasce quella che molto impropriamente viene definita identità di una città, ma che in realtà è il frutto delle relazioni che quella città ha avuto con il resto d'Europa e del mondo. Quindi dobbiamo guardare i beni culturali come appunto segni e tracce delle relazioni che sono intercorse fra le varie civiltà nel mondo. Ecco, queste relazioni che sono poste da questa grande sinergia, e lo dico per l'ennesima volta, ma non perché siete di fronte a me, alla nostra telecamera, ma perché è un dato di fatto, sinergia tra Maria Cristina di Savoia e Rotary Club, no? Appunto per farlo, diciamo, prima, far capire ulteriormente l'importanza di fare cultura, no? Quindi conoscere meglio il territorio. Certamente, l'associazionismo deve collaborare. Collaborare significa prendere coscienza e far prendere coscienza. Abbiamo la necessità importante anche nello studio e nell'elencazione di ciò che c'è dietro un monumento, per poter comprendere ciò che noi siamo stati, ciò che noi vogliamo essere e ciò che noi vorremmo essere. La cultura oggi è un aspetto molto importante. Spesso ci dimentichiamo che i monumenti raccontano una storia che poi non è una storia lontana, è la nostra storia, è ciò che ci deve far crescere, ciò che ci serve per poter un domani essere anche noi parte attiva della storia. Un incontro importante perché mette insieme varie associazioni con uno scopo fondamentale, quello di formare e far conoscere la cultura d'Italia, della Puglia, di Brindisi. Sicuramente diverse associazioni, l'Inner Quill, il convegno di Maria Cristina, Storia Patria, questa deve essere la forza di Brindisi. Lo abbiamo sempre detto che l'unione fa la forza. E lavorare per la cultura di questa città significa lavorare non solamente per una cultura che è teoria, ma la cultura, a Brindisi in particolare, ma in tutta Italia credo,
potrebbe essere anche un volano per lo sviluppo economico, perché sicuramente abbiamo dei beni monumentali, dei beni culturali eccezionali, e anche Brindisi ne ha tantissimi. Bisogna solo scoprirli gradatamente e studiarli e farli conoscere innanzitutto ai giovani, ai ragazzi, ma anche gli adulti io non trascurerei, perché forse anche lì c'è qualche problema.